Ilunga Axe, apre lo store che vende la marijuana legale più buona. Folla a Milano per l'inaugurazione di MR Nice, in via Bertini 1. Con zio Axe anche Grido e Takagi. Milano, al Civico 1 di via Bertini ha finalmente aperto cancelletto MR Nice, il nuovo negozio di Ilunga Axe. Uno store decisamente fuori dagli schemi perché vende Maria Salvador, celebrata dallo stesso rapper con una fortunata canzone nel 2015. Vi state chiedendo chi è, o cos'è Maria Salvador? La risposta è semplice, è una varietà di cancelletto cannabis ritenuta legale dallo Stato italiano. A differenza della classica marijuana, infatti, contiene valori minimi di THC, il tetraidrocannabinolo, un principio psicoattivo della cannabis. In Maria Salvador, il THC non supera lo 0,6 e, per questo, può essere venduta liberamente a chi ha almeno 18 anni. È stato lo stesso cancelletto Ilunga Axe, qualche settimana fa, ad annunciare, con un video messaggio sulla sua pagina Facebook, video, l'inizio della sua nuova attività. Finalmente, ha esordito il rapper, è arrivato il giorno che attendevo da ben 20 anni. Poi, il rapper ha spiegato che, con il fratello Grido e l'amico, e collega, Takagi, venderà la sua Maria Salvador. Lo store MR Nice, ha aperto i battenti sabato ed è stato subito preso d'assalto da fan e curiosi. Anche perché, dietro il bancone, il giorno dell'inaugurazione, c'erano, in veste di commessi, proprio Ilunga Axe, Grido e Takagi. L'ex articolo 31, ha motivato così la scelta di vendere Gania, negli ultimi due decenni un sacco di soldi legati ai giri di marijuana sono andati a riempire le tasche della criminalità organizzata. Meglio, invece, lasciare il campo libero ai tabaccai o a quegli imprenditori che stanno aprendo negozi, senza dimenticare chi la coltiva. Perché, è risaputo, il proibizionismo, da sempre, si traduce in un forte aumento degli affari della malavita. Inoltre, continua il rapper che cantava Oi Maria, è illogico vietare la cannabis e vendere, legalmente, l'alcol. Molte università, precisa, lo considerano decisamente più pericoloso, un vero e proprio gateway drug per passare a droghe più pesanti. Ilunga Axe, sempre sui social, ha sottolineato che in Italia, il mercato illegale della marijuana ha un valore, stimato, compreso tra i 4 ed i 9 miliardi di euro. Denaro bruciato e perso. Con la cannabis legale, invece, i ricavi delle vendite verrebbero tassati e potrebbero essere riutilizzati per il bene della società. Nel negozio MR Nice di Milano si potrà acquistare la miglior cannabis legale. Per poter fumare, la Maria Salvador, la varietà di Gania scelta personalmente da Ilunga Axe serviranno 34 euro. È questo il costo di una confezione da 3 grammi.